Poggiardo conserva nel suo territorio un importante patrimonio naturalistico. Al sistema museale cittadino è legato l'innovativo arboreto didattico, parco naturale che si estende lungo i declivi della Serra di Poggiardo, nelle vicinanze del complesso archeologico paleocristiano del Fondo Giuliano. L'area verde è attrezzata per ospitare famiglie con bambini o escursionisti in cerca di ristoro. Il contesto naturale si presta allo sviluppo di forme didattiche innovative, finalizzate a conoscere gli aspetti e i caratteri delle specie arboree salentine. Il sistema museale di Vasto e Poggiardo, grazie all'arboreto, si fa promotore nella provincia di Lecce di un'importante attività di valorizzazione della biodiversità ambientale della penisola salentina. Un altro unicum del paesaggio naturalistico poggiardese è la pineta Mari Rossi. Il nome deriva dal tipico colore rossastro del suolo, indice nella zona dell'ampia presenza di bauxite, tipico minerale vermiglio. Il territorio è stato oggetto di un'importante e sensibile operazione di rimboschimento. Il bosco di pini si estende su un'area di 16 ettari e presenta al suo interno diverse cavità naturali, come la famosa grotta che respira, così chiamata per la presenza di un continuo soffio d'aria. Nel territorio di Poggiardo l'arte si sposa con la natura in modo armonico e piacevole, a testimonianza di una ricchezza antropologica che, consolidata nel tempo, ancora oggi si qualifica per l'accoglienza spontanea e per la sapiente conservazione del proprio patrimonio.